Buongiorno, buon pomeriggio, benvenuti al webinar odierno, vi ringrazio per la partecipazione. Io sono Simona De Musso di Promos Italia. Questo appuntamento rientra nell'ambito del ciclo Export 45, si tratta di dialoghi, di confronti, di esperienze e quindi è un webinar sotto forma di talk. Non avrà un approccio didattico, non vi saranno slide, ma avremo due esperti che si confronteranno sulla Polonia, sugli scenari e sulle opportunità per le PMI. Prima di entrare nel vivo dell'argomento odierno, giusto un flash sulle nostre attività, chi siamo e cosa facciamo. Promos Italia è l'agenzia italiana per l'internazionalizzazione ed è la struttura del sistema camerale italiana partecipata da diversi soggetti, quali Unione Camere Nazionale, Unione Camere Lombardia, Unione Camere Emilia-Romagna, da diverse camere di commercio italiane che vedete qua elencate, un network che si sta sempre più ampliando per garantire la nostra presenza a fianco delle PMI sul territorio nazionale per supportarle nei propri processi di internazionalizzazione, a partire dalle attività di formazione, primo orientamento, informazione e quindi tutta quella che è la parte di preparazione per l'export, alla parte di MECIT, quindi incontri con operatori internazionali attraverso una serie di progetti e attività che sono disponibili, nonché l'attività legata al digitale, quindi tutto il supporto legato allo sviluppo del vostro export digitale. Troverete poi tutti gli approfondimenti sul nostro sito. Oggi parleremo chiaramente di Polonia, uno sguardo a perché insomma, una PMI dovrebbe prendere in considerazione questo mercato, qual è la crescita, quali sono le barriere, quali sono le opportunità, quali sono i nuovi settori, quali strategie anti-Covid ha adottato il paese. In più anche tanti consigli per le PMI, sicuramente molto pratici, grazie agli interventi della nostra Rita Bonucchi, Bonucchi Associati SRL, e Andrea Bandirali, il Taldesk Central Europe, che ringrazio per la partecipazione e per la disponibilità. Chiedo adesso ai nostri ospiti di attivare le proprie webcam. Nel frattempo ecco qui il calendario dei prossimi appuntamenti che comunque trovate sempre disponibili sul nostro sito. E poi riceverete chiaramente anche questo link che vedete qui per poter accedere ai programmi e ai form di iscrizione e queste le nostre sedi sul territorio nazionale e alcuni dei nostri contatti diretti. Eccoci qua, Rita, buongiorno di nuovo, benvenuta di nuovo all'appuntamento odierno. Allora, scusate perché non vedo le webcam, fa niente. Bene, Ci Rita, sono, ci sei? Simona, grazie e grazie a Promos Italia per questo invito. Sai che io sono anche molto orgogliosa di aver tenuto a battesimo questo format Export 45, quindi mi fa sempre molto piacere venire non solo in qualità di relatore, ma in qualità di intervistatore, diciamo, come sono oggi. Per chi non mi conosce, sono Rita Bonucchi, sono l'amministratore di Bonucchi Associati, anche il director di Bea Consulting da Singapore. Mi occupo di internazionalizzazione ormai da una vita, diciamo dal 93, per ingentilire la cosa e non svelare totalmente la mia età. Proprio su questo, magari qualcuno invece che ha già seguito qualche seminario si starà chiedendo: ma perché oggi parliamo di Polonia con Bonucchi? Cosa c'entra Bonucchi con la Polonia? Allora, in realtà mi trovo la Polonia sotto gli occhi molto spesso e sempre di più, ma anche fa parte proprio della nostra impostazione cercare sempre, al di là dell'esperienza poi specialistica che si ha in un'area, di fornire alle imprese invece un approccio molto, molto oggettivo. Quindi in questi anni io mi sono sempre impegnata a lavorare con strumenti, in particolare con un algoritmo per la selezione delle destinazioni. Quindi mi capita che con questo market locator invece in molti progetti, molte ricerche di mercato, emerga la Polonia come territorio attrattivo, territorio interessante, territorio da approfondire. Quindi, quando questo succede, naturalmente è necessario
lavorare insieme a qualcuno che sia veramente specializzato. E quello che ho cercato poi in questi anni è anche di individuare non solamente chi abbia un'esperienza sulle forme giuridiche, la tassazione, il mercato specifico in Polonia, ma mi è molto piaciuto poter collaborare con chi ha anche un approccio culturale, una conoscenza molto approfondita del tessuto socio-economico e anche della storia della Polonia. Cioè, mi piace sempre che ci sia qualche cosa di più dietro al fatto di lavorare su un territorio. Per questo oggi sono molto contenta di avere qui con me quello che per noi è l'uomo della Polonia e quindi per me la persona che conosce meglio questo territorio e quindi vi presento Andrea Bandirali di Italdesk con il quale potremo andare ad approfondire poi perché la Polonia mi capita sotto gli occhi, cosa c'è al di là di queste distese con tante cicogne, che è la mia immagine della Polonia. Quindi cedo molto volentieri lo spazio a chi ne sa molto più di me. Benvenuto Andrea. Grazie mille per l'invito, grazie Rita, grazie anche a Promos per questo invito speciale. Grazie, grazie Andrea, grazie Rita. Io a questo punto mi tolgo di scena perché lo spazio è vostro. Faccio partire il nostro timer perché cerchiamo di restare nei 45 minuti di talk. Lo facciamo partire adesso così abbiamo guadagnato qualche minuto, visto che sarà sicuramente un dibattito molto interessante. Quindi diamo il via al nostro timer. Vi ricordo che c'è sempre a disposizione la sezione chat domande, attraverso la quale potete porre eventuali domande ai nostri esperti che poi verranno insomma, evase in chiusura. Grazie, buon lavoro a tutti. Grazie. Andrea, prima di chiederti di presentarti in maniera classica, dici come ci sei arrivato in Polonia? Perché poi hai scelto la Polonia come la tua patria di lavoro? Allora, intanto è un paese, la Polonia, che è stato un po' dimenticato sia nel dibattito anche, se vogliamo, del nostro giorno per giorno, nel senso che è un paese di cui magari per tanti anni non si è parlato, se non per vicissitudini storiche, come tu citavi appunto, si può parlare di Solidarnosc, tutti ricordano Papa Wojtyła. Però ecco, fondamentalmente non dobbiamo dimenticarci che la Polonia è un paese, è un grande paese, è un paese che storicamente ha sempre avuto un ruolo nelle dinamiche europee e quindi diciamo che per una serie di ragioni anche culturali, letterarie, mi ha sempre incuriosito. Quindi quando ho avuto durante i miei studi la possibilità di imparare il polacco studiando in Germania, non ci ho pensato due volte e da lì poi, con delle occasioni che mi sono capitate, sono approdato quasi 20 anni fa, dopo un periodo appunto nel sistema camerale da cui provengo, diciamo, da cui provengono i miei inizi, sono arrivato poi a lavorare per le imprese, soprattutto italiane, direttamente in questo paese, vedendone poi un po' tutta la dinamica che ha accompagnato questi ultimi 20 anni, che sono stati 20 anni molto intensi. Io non ti sento però, Rita, non so se c'è un problema di audio. No, Rita, non ti sentiamo, non ti sentiamo. Di cosa ti occupi? No, c'è un attimo, chiediamo scusa al Perché la pubblico. Polonia non è tutto No, uguale. Rita, aspetta perché l'audio non è, insomma, non è ottimizzato, per cui non sentiamo bene. Prova di nuovo. Di cosa ti occupi in Bologna? Ecco, la domanda è di cosa ti occupi in Polonia, capito così almeno intanto Rita. Sì, intanto che ripristiniamo. Allora, diciamo, Adesso? la Polonia è un po', come diceva Rita, è un po' un fulcro per le nostre attività, è il luogo dove abbiamo deciso io e i miei soci che compongono Italdesk, che è una business agency indipendente, quindi abbiamo un ruolo, tra virgolette,
di accompagnamento delle aziende italiane, le prendiamo un po' per mano, per accompagnarle appunto su questi mercati che non sono però soltanto quello polacco, perché ci piace considerare l'Europa centrale, tant'è che appunto ci chiamiamo Italdesk Central Europe per questo motivo. E ci piace considerare l'Europa centrale come una specie di unicum, cioè come un territorio in realtà molto compenetrato, e anche la nostra localizzazione, che noi siamo nella seconda città della Polonia, che si chiama in italiano Breslavia, ma molti magari la conoscono come Wrocław. Siamo in una zona di confine dove si incontrano praticamente tre paesi importanti, che sono appunto oltre la Polonia anche la Germania, la Repubblica Ceca. Non siamo lontani dall'Austria, e quindi diciamo che in uno spazio di 300-400 km incontriamo un po' il grosso dell'industria localizzata in questa parte d'Europa. Quindi siamo un po', ecco, siamo un po' al centro di questo mondo in grande espansione, che ha avuto l'occasione di visitare non soltanto ovviamente Breslavia, ma anche città polacche come Katowice, Cracovia, oppure le città dell'ex Germania Est, Dresda, Lipsia. Avrà visto che in pochi anni queste città si sono completamente evolute e rappresentano oggi una realtà che in qualche modo non si può ignorare. Ecco, la Polonia rappresenta un po' il fulcro di tutto questo mondo, perché è anche il paese più importante dei cosiddetti paesi CEE, che sono appunto quelli dell'Europa centro-orientale, di cui rappresenta il 40% del prodotto interno lordo. Non so se nel frattempo Rita si è ricollegata. Certo, Andrea, ci puoi anche dire qual è stata la gestione da parte della Polonia della pandemia? Sì, questo è stato ovviamente, rispetto ad altri paesi, appunto come Italia, Spagna, che si sono trovati un po' a fronteggiare la crisi in modo inaspettato e molto diretto. Ecco, la Polonia fa parte di quei paesi che hanno avuto un po' più di tempo, se vogliamo, per organizzarsi, chiudendo subito i confini. Quindi noi abbiamo avuto l'anno scorso un lockdown durissimo, tutto chiuso da subito, da appena, diciamo, dal momento in cui si è capito che quella che era davanti, avevamo davanti, era una pandemia. E quindi questo ha permesso, da una parte, di salvare molte vite umane, sicuramente, perché anche il sistema sanitario polacco, diciamo, non è solido come magari quello dei nostri vicini tedeschi o di altri paesi dell'Europa, pur essendo comunque un sistema che ha retto molto bene. Però ecco, diciamo, c'era questa paura di non riuscire a fronteggiare questa situazione, quindi c'è stato un forte lockdown, ma senza chiudere le aziende. Anzi, le aziende hanno percepito, laddove era possibile, un aiuto concreto molto veloce. Quindi io, diciamo, mi ricordo che per i clienti che seguiamo ovviamente in Polonia abbiamo fronteggiato questo momento, ma sono arrivati veramente gli aiuti in pochissimi giorni, neanche settimane, attraverso il sistema bancario, che è molto nuovo rispetto magari, ecco, ad altri paesi. Abbiamo un sistema bancario snello e solido, e quindi questa situazione, questa opportunità, diciamo, ha permesso di distribuire 42 miliardi di euro di contributi negli ultimi 12 mesi, che non sono pochi. Quindi questa situazione, rispetto alla scelta magari fatta in Italia con il blocco dei licenziamenti, ecco, da noi il blocco dei licenziamenti non c'è stato. Le aziende sono comunque state aiutate, e possiamo dire che questo ha fatto anche sì che le aziende sane abbiano potuto prosperare; quelle che invece erano un po' più penalizzate, in qualche modo hanno cambiato, hanno dovuto fronteggiare dei cambiamenti. Quindi il Covid, se vogliamo, potrebbe aver avuto anche un effetto di selezione naturale, accelerando certe dinamiche. Per fortuna, in questo momento, pur essendo ancora alcuni settori, come per esempio la gastronomia, completamente chiusi, però ecco, riusciamo ad avere una vita fondamentalmente normale, nei limiti, diciamo, della situazione attuale. Ecco, senti, cerchiamo un po' di rovesciare la prospettiva, perché tutte le volte che si invita uno specialista di paese,
a parlare, sembra che quel paese sia il centro del mondo, il paese del Bengodi, bellissimo, fantastico. E mi ci metto anche io, devo dire, ogni tanto quando faccio dei focus sui paesi che curo. Invece, cominciamo a rovescio. Che cosa non deve aspettarsi dalla Polonia una PMI italiana? Cioè, che cosa non si può ottenere? Cosa non funziona bene? Dimmi prima i punti deboli. Beh, i punti deboli di un paese in grande crescita e anche diciamo, con delle dinamiche demografiche molto diverse rispetto alle nostre sono fondamentalmente quelli di un'attitudine che richiede una certa precisione. Quindi diciamo che detta così sembrerebbe quasi positiva la cosa, in realtà il problema che noi riscontriamo più spesso è un po' la chiusura. O comunque la rigidità, ecco, non dimentichiamoci che comunque il popolo polacco è un popolo del nord Europa, quindi non ci aspettiamo che reagisca in maniera mediterranea. Sono sicuramente molto empatici rispetto ai loro vicini, sia ad est che ad ovest, ma sono sempre un paese un po' freddino, quindi bisogna sempre mettersi in una situazione di ascolto. E non aspettarsi, diciamo, che siano i polacchi a fare il primo passo verso di noi più di tanto. Ecco. Poi è chiaro che qua stiamo generalizzando in maniera terribile, quindi ci sono tantissime aziende polacche che già lavorano attraverso anche il sistema fieristico italiano in Italia e tante aziende italiane che hanno conosciuto ottimi partner in Polonia. Noi lo vediamo proprio giornalmente, però fondamentalmente ecco, una certa rigidità, questo sì, questo c'è. Un'altra cosa, ovviamente, è un paese giovane, un paese nuovo, è doppiamente nuovo. È nuovo politicamente perché è stato praticamente rifondato dopo la caduta del muro, un po' come tutti i paesi dell'area, ma è anche un paese nuovo economicamente perché tutte le infrastrutture economiche sono veramente nate negli ultimi 10-15 anni, quelle più importanti. Quindi, questo fa sì anche che diciamo, il popolo polacco sia anche un popolo molto fiero di quello che ha saputo anche giustamente conquistare con l'aiuto ovviamente dell'Unione Europea e di tanti altri partner, ma comunque sono stati diciamo bravi e quindi si sentono in questo momento molto forti anche nei loro valori nazionali. Quindi siamo diciamo, un po' ecco, c'è un po' l'idea della Polonia come paese anche nazionalista, se vogliamo. Questo si percepisce. Pur comunque nei limiti, perché stiamo parlando comunque sempre di un'attitudine molto europea o internazionale per quanto riguarda il business. Ottimo, mi puoi fare un po' una mappatura invece geografica, cioè il paese è comunque grande, che dal punto di vista economico, negli occhi di una PMI italiana, quali sono le zone e quali sono più interessanti per noi? Partirei da un dato, tra virgolette, chilometrico, nel senso che noi siamo abituati a pensare alla Polonia come un paese, oddio chissà dov'è, magari lo collochiamo vicino alla Russia, chi c'è stato più o meno sa dove, però è ovvio che volando, per esempio, non abbiamo la percezione delle distanze reali. In realtà potremmo scoprire che la Polonia è un paese molto più vicino di quanto noi non lo possiamo collocare. La distanza in ore di auto, io calcolo, tra il Brennero e Breslavia non supera le 9 ore. Se consideriamo la distanza invece tra Tarvisio e Katowice, siamo via Vienna, anche qua siamo sulle 7-8 ore di viaggio. Voglio dire, partendo da Milano, 7-8 ore si arriva nel sud Italia, quindi più o meno siamo alla stregua, diciamo, delle regioni del sud paragonate con quelle del nord. Questo fa sì anche che sia un paese raggiungibile in giornata, quindi non dobbiamo prevedere degli spostamenti lunghissimi. Si può partire la mattina e tardo pomeriggio siamo già arrivati. Quindi questo è importante, anche per la logistica, ma anche per l'idea magari di poter dire prendo la macchina, vado a vedermi una fiera o vado a vedermi un cliente che ho nella zona. Ecco, questo si può fare. E certo che però è un paese grande, un paese più grande dell'Italia. Non ha barriere naturali al proprio interno, quindi è una specie di enorme disco piatto con le montagne che sono nella parte
sud-ovest e nella parte più meridionale, appunto al confine con la Slovacchia, ci sono i Monti Tatra, che sono i monti più alti della catena dei Carpazi, e ha ovviamente anche la costa sul Mar Baltico, quindi con due porti importanti che sono Danzica e Stettino. Danzica, tra l'altro, ha un'ottima partnership, come tu sai bene, con Singapore, quindi è una specie di sbocco verso il sud-est asiatico per l'Europa. E quindi, diciamo, questa collocazione al centro dell'Europa, con quattro grandi corridoi, che sono appunto quelli che la attraversano, collegando i vari mari, e soprattutto poi collegando anche via terra tutta, diciamo, la parte est dell'Europa, quindi l'Asia, fa sì che ci siano effettivamente delle zone che risentono più di altre magari di certi settori produttivi e industriali. Quindi possiamo ovviamente poi dividere il paese in semizone, zone più dettagliate, potremmo dividerlo per esempio in due parti. Allora, nella parte più verso la Germania troveremmo l'industria, soprattutto quella dell'elettronica e l'automotive, nella parte invece più a est, tutte le aziende che si occupano di R&D, sviluppo, ricerca. Queste sono aziende fondamentalmente localizzate nella zona di Varsavia, e tutti i servizi per il business, quindi diciamo le grandi multinazionali che hanno collocato in Polonia negli ultimi anni. Tutti, diciamo, tutti i servizi che magari prima erano sparpagliati un po' per l'Europa, li hanno concentrati e collocati in Polonia. Poi, se vogliamo approfondire, ti spiegherei anche il motivo di queste scelte. Però ecco, fermiamoci alla tua domanda. E quindi, per una PMI italiana, se stiamo parlando di subfornitura dei settori dell'automotive, del bianco o della meccanica in generale, anche l'aerospaziale è molto forte. Direi che la zona, diciamo, dove dovrebbero venire a dare un'occhiata è quella del sud-ovest della Polonia, dove troviamo un po', oltre a Fiat, Opel, Volkswagen, adesso la nuova fabbrica gigantesca di Daimler per l'assemblaggio di auto elettriche, tutta la parte che riguarda le batterie per le auto elettriche, che sono collocate nella zona di Breslavia. Però ecco, c'è anche il mondo del bianco, che è stato un po' oggetto di desiderio, diciamo, di tante aziende italiane della subfornitura, che sono venute a investire direttamente per diciamo, non perdere il proprio cliente. Se invece sono delle aziende che diciamo, hanno un prodotto consumer già più stabilizzato, più facile da collocare sul mercato, la nostra idea è sempre quella di cercare in qualche modo dei partner locali, perché pur essendo un paese molto europeo, ecco, la Polonia è anche un paese che ha le proprie peculiarità, ha una lingua difficile, considerata veramente tra le lingue più difficili del mondo da imparare. Non si può contare sul fatto che tutti parlino l'inglese, ammesso e non concesso poi che tutte le PMI italiane siano in grado di diciamo, spiegarsi esattamente nei dettagli, anche in una lingua che non è la propria. E quindi ecco, un partner o comunque una sinergia locale sicuramente per iniziare un discorso in Polonia è sempre molto, è un consiglio che diamo veramente, diciamo, di cuore, ecco. Senti, rubando un linguaggio che si usa spesso in sud-est asiatico, quando si dice che, ad esempio, la Malesia è il back inventory di Singapore, mi verrebbe da chiederti, ma quanto la Polonia è il back inventory della Germania? Direi tanto, perché questa è anche un po' la fortuna, se vogliamo, di questo paese, di trovarsi nel posto giusto, al momento giusto, nel senso che adesso si parla ovviamente molto di Industry 4.0, e questo ha fatto sì che se un'azienda tedesca doveva ingrandire la propria facility o comunque creare delle linee nuove, è venuto a farlo fondamentalmente in Polonia, perché in Polonia ci sono ovviamente i fondi strutturali che sono disponibili più che in altri paesi, ci sono le zone speciali, così,
cosiddette zone appunto con il credito d'imposta per gli investimenti e quindi questi temi ovviamente ingolosiscono tantissimo chi ha la possibilità di investire in un paese che tra l'altro hanno di là dal fiume. Ecco. Quindi questo sicuramente ha fatto sì che ci fossero investimenti diretti tedeschi che poi finiscono per dover cercare in loco dei partner locali. Attenzione, possono essere anche aziende italiane che diventano parte di questa diciamo, catena di subfornitura, perché ovviamente chi è venuto al momento opportuno, diciamo, si è collocato, vuoi perché aveva già un cliente, non so, tipo Fiat o Indesit, o perché magari era un po' più avventuriero, aveva capito che questo era un paese in grande ascesa, si è già collocato. Quindi il punto di essere un workshop, tra virgolette, per i semilavorati e anche per gli assemblaggi. Ecco, immaginiamoci la Polonia anche come un enorme hangar dove vengono assemblate le cose, che possono essere i televisori della LG, possono essere gli aeroplani, possono essere gli autobus, primo paese produttore di autobus in Europa, e ovviamente le automobili o comunque parti di queste. Quindi è un grosso assemblatoio, ecco, la direi così, con in più ovviamente dei sottosettori che si stanno sviluppando in modo autonomo, degli spin-off, perché succede poi questo, succede che se le aziende cominciano a produrre diciamo su commissione, poi una volta che arrivano a fiutare il fatto di potersi mettere in qualche modo in autonomia, cominciano loro stesse ad esportare e a cercarsi degli altri clienti. E queste sono le classiche aziende polacche con cui lavoriamo noi in Italia, nel senso che ci rivolgono a noi per cercare partner italiani, perché si sentono abbastanza forti e competitivi da poter offrire qualche cosa. Ecco. Questo è, diciamo, è uno schema abbastanza conosciuto e logico che vediamo. Ecco, collegandoci a questo, quindi, cosa veniamo a fare in Polonia? Quindi una PMI italiana oggi dove effettivamente può vedere delle opportunità? Prima di tutto in senso export, cioè lascia da parte un attimo gli investimenti, le delocalizzazioni parziali, la presenza diretta, ma proprio la Polonia come mercato per una PMI, per quali settori può essere interessante? Sì, allora, senz'altro io ho dovuto ahorita fare questa introduzione sul mondo, diciamo, industriale per far capire quali sono le dinamiche, ma è ovvio che poi a cascata ne beneficia ovviamente qualunque azienda italiana esportatrice, perché stiamo parlando di un paese che ha visto, passare in pochi anni, diciamo, ha scalato le classifiche e oggi ce lo troviamo, diciamo, poche posizioni più indietro rispetto alla Spagna e pochissime, diciamo, poche di più rispetto all'Italia. Cioè, il reddito annuo in dollari oscilla sui 34.000 dollari all'anno. Se consideriamo che l'Italia ha 40.000 dollari e la Spagna 38.000, quindi siamo abbastanza allineati. Quindi vuol dire che ormai abbiamo raggiunto un livello tra i consumatori polacchi, ovviamente facciamo sempre delle medie. Ho dimenticato anche di dire che la Polonia ha 40 milioni di abitanti ed è il quinto paese dell'Unione Europea, quindi non è un paese piccolo. Se consideriamo, diciamo, una media, ovviamente avremo una buona metà di consumatori, quindi più o meno 20 milioni, che sono in grado sicuramente di approcciare anche dei prodotti premium. Ecco, quindi non siamo più come qualche anno fa in una situazione dove per esempio, un prodotto nuovo da introdurre sul mercato era un rischio. Oggi come oggi, anche grazie ai marketplace che ci sono, siamo in grado, voglio dire, per qualunque azienda italiana di collocarsi su questo mercato, ovviamente opportunamente partendo, diciamo, da degli schemi che devono essere un po' seguiti, però le chance ci sono per tutte. Ecco, se vogliamo parlare di settori, direi, sicuramente tutto quello che riguarda il food è veramente in grandissimo spolvero. Faccio l'esempio della burrata, che chiedete a un polacco che cos'è la burrata, ve lo dirà, perché sono alcuni giorni, alcuni, scusate, alcuni mesi, che la burrata è approdata
sugli scaffali dei supermercati. Nessuno sapeva cosa fosse, adesso sono tutti assolutamente dei fan della burrata. Ma questo è un esempio, ce ne potrei farne tantissimi altri. Quindi tutto il discorso che gira intorno al food è sicuramente molto interessante. Un altro punto importante è l'arredamento, perché ovviamente anche il Covid ha dato una mano in questo senso, nel senso che gli spazi abitativi sono diventati un po', sono tornati un po' al centro. Quindi un punto che noi vediamo è il fatto che ci sia ancora abbastanza poca scelta in Polonia per quanto riguarda degli arredi, dei complementi di arredo, piuttosto che dal mobile fino addirittura al materiale edile. E questi sono dei settori sicuramente dove vale la pena dare un'occhiata per le aziende di questi settori, perché ci sono gli spazi sicuramente più interessanti. Ecco, direi che questi due punti sono fondamentali. Potrei anche citare il fatto che la Polonia adesso ha fame di design, perché sta uscendo da una fase, diciamo, di stereotipazione un po' dei prodotti. Se guardiamo le case dei polacchi, oggi come oggi, troviamo una certa identità, molto spostata magari sui canoni IKEA, però ecco, ora che hanno raggiunto questo livello standard minimo, hanno voglia di personalizzare e di considerare magari anche il prodotto di design. Quindi anche questo è un mondo tutto da esplorare. Molto interessante, ma qual è l'attuale presenza italiana? Quali sono le marche che si sono affermate ad oggi? Dunque, generalmente se controlliamo, tra virgolette, le classifiche dei marchi più forti, come dicevo prima, i polacchi sono anche un po' nazionalisti, quindi tendono a privilegiare le loro marche. È difficile per un marchio straniero entrare proprio nella top 20, però ovviamente ci sono delle aziende che sono da sempre presenti in Polonia, riconoscibilissime. Parliamo per esempio del settore del caffè, mi viene in mente Lavazza, potrebbe essere Ferrero, anche sono marche conosciute. Potrei citare anche per esempio i rotoloni Regina, che sono appunto magari qualcosa di diverso, però molto presenti da sempre, perché negli anni 90, quando la Polonia, diciamo, ha sposato il sistema capitalista, come tutti i paesi dell'est europeo, non aveva papeterie, non aveva carta, non aveva. Cioè anche proprio la carta per stampare i libri era di qualità pessima, le cartiere erano quasi tutte in disuso, quindi diciamo ci fu un momento in cui erano costretti ad importare. Quindi tutti questi prodotti, diciamo, sono poi sfociati in una regolarità, ecco, quindi sono riconoscibili. Poi ci sono ovviamente delle società italiane che hanno deciso di produrre in parte anche in Polonia. Magari sono tutte società internazionali e non dobbiamo pensare all'azienda italiana che smonta, diciamo, le macchine, le viene a rimontare qua, perché non è così. Questa cosa magari può essere successa in pochissimi casi, ma non è questo il senso. Il senso è che, essendo la Polonia un mercato ormai internazionalizzato in tutto e per tutto, ci sono delle aziende a capitale italiano, o soprattutto capitale italiano, che decidono diciamo, di entrare in scenari di questo tipo. Quindi tra gli altri paesi vengono a produrre. Per esempio mi viene in mente Elica, che sicuramente è un'azienda molto importante che produce, diciamo, cappe di ottima qualità e quindi è molto riconoscibile anche qua. Ecco, ma potrei citarne altre, però magari sono meno conosciute, quindi non so quanto possa essere interessante. Senz'altro però, chi doveva venire in qualche modo in Polonia perché doveva seguire i propri clienti è venuto. Ecco, questo è un po' il senso. Ok, quindi in questo caso c'è sia un insediamento produttivo sia un interesse anche al mercato locale. Esattamente, sì, questo succede poi quasi sempre, insomma, in qualche modo. Prima hai citato le zone speciali, fammi capire meglio perché potrebbero essere interessanti. È solo per insediarsi oppure c'è anche un mondo di innovazione o c'è qualcosa di simile ai distretti in Polonia, ai nostri distretti industriali? Guarda, direi proprio l'ultima cosa che hai detto, cioè sul distretto, è quella più forse che azzecca di
più in questo momento il punto, perché sono sicuramente zone, le zone speciali sono delle zone dove è possibile costruire una fabbrica, portare, acquistare macchine oppure apportarle, se uno già ce le ha da qualche altra parte, e considerare appunto un credito di imposta sulla base dell'investimento fatto. Quindi non si pagano tasse per un certo periodo di tempo. Quindi questo è stato senz'altro all'inizio un motore, ma oggi vediamo che ci sono, diciamo, delle zone che si sono un po' in qualche modo specializzate, quindi sono diventate molto più simili ai nostri distretti, con una differenza, diciamo, rispetto magari all'Italia, dove siamo abituati a pensare a aziende tutte italiane che hanno deciso di investire o perché magari si è creata nella storia, diciamo, una sinergia o perché hanno deciso di farlo, però in qualche modo mentre il distretto italiano è molto domestico, anche come capitale, qui troviamo delle commissioni di aziende che sono venute a investire apposta un po' da tutto il mondo. Quindi questo offre la possibilità di avere veramente a poca distanza delle aziende che altrimenti per poterle visitare, per poterci lavorare, bisognerebbe fare ovviamente chilometri e chilometri, prendere voli. Le abbiamo trovate, le abbiamo tutte qua in qualche modo. Quindi questo è senz'altro un punto importante, perché cominciando a lavorare con una di queste aziende come partner, magari come fornitore dall'Italia, non è che siamo, non c'è bisogno di venire per forza a costruire una fabbrica, però entrando in contatto con una di queste aziende, poi è chiaro che avendole tutte vicine possiamo conquistare altri clienti e partner commerciali senza dover andare lontano. Questa è un po' stata anche la forza che ha consentito alla Polonia in poco tempo di attirare capitali esteri. La Polonia, siamo il secondo paese dell'Unione Europea per capacità di attrarre investimenti, il primo se consideriamo soltanto l'area dell'Est Europa, e la città dove abbiamo la sede noi, che sia appunto Breslavia, è al 15° posto, sono dati molto freschi, a livello mondiale come città in grado di attrarre investimenti. Bene, io vedo che stanno arrivando delle domande. Prima di riferirtele, ho ancora un'altra curiosità, un altro degli stereotipi, se vuoi, che io sulla Polonia è di un paese pieno di centrali a carbone, comunque non così amante della sostenibilità. C'è qualche movimento anche in questo campo e c'è quindi poi qualche opportunità per le aziende italiane? Ah, indubbiamente, ovviamente oggi il mercato dell'energia è in grande trasformazione anche qui, anche perché bisogna che la Polonia si adegui agli standard europei, che sono purtroppo ancora molto lontani, anche se c'è voglio dire, anche una capacità sicuramente di reagire del governo polacco. Ovviamente i parchi eolici, anche dato il fatto che la Polonia appunto ha la costa del Mar Baltico e quindi ampi spazi dove il vento scorre leggiadro e felice, e quindi può alimentare tutte queste pale. Sicuramente questo è al numero uno, ecco. Poi sul fatto che ci siano ancora le centrali a carbone, eh sì, questo purtroppo lo vediamo, lo sentiamo, perché ecco, l'aria non è sempre proprio il massimo della pulizia. Nelle città polacche c'è questo problema da tanto tempo, e il governo sicuramente dovrà mettere mano per poter modificare anche qua la situazione. Quindi ci aspettiamo che una parte dei 65 miliardi, 64 miliardi in realtà, che con il Next Generation EU arriveranno nei prossimi 3 anni a disposizione del governo polacco, una grossa parte di questi fondi verrà utilizzata appunto per riammodernare in senso green anche il settore dell'energia.
Ottimo, senti, io comincio a passarti qualche domanda, così siamo sicuri di dare ascolto al nostro pubblico. Isabella Piccariello ci chiede che tipo di opportunità ci sono per la mangimistica. Ci sono allevamenti in Polonia, cosa succede per questo settore? Sì, assolutamente. Dunque, da questo punto di vista, la Polonia è uno dei principali produttori di pollame, quindi già questo è un settore sicuramente molto importante. Poi pochi sanno che quasi tutta la carne equina che si consuma in Italia viene dalla Polonia. I polacchi non mangiano il cavallo perché lo considerano una specie di cannibalismo, visto che sono molto legati a questo animale, però ecco, lo producono, quindi tutto quel mondo equino, il mondo anche ovviamente bovino, perché stiamo parlando di un grande produttore di prodotti lattiero-caseari che non vanno soltanto per il consumer, ma vanno per il consumatore finale, ma vanno anche per esempio per l'industria. Non dimentichiamoci che tantissime aziende anche tedesche sono presenti in Polonia per la produzione di formaggi, quindi che non vanno per il mercato polacco, ma vanno tutto per l'export. Ecco, non ho detto prima, Rita, che la Polonia è comunque un paese esportatore. Al di là dei semi lavorati che vanno a finire in Germania, abbiamo comunque un 20% della produzione che viene esportata, che non è poco. E quindi immaginiamocelo anche appunto nel settore della trasformazione alimentare o comunque della produzione alimentare, come un paese da tenere in considerazione. I mangimi sicuramente sono interessanti, da un punto di vista di prospettiva. Ecco, senti, invece Giulio Corrada ci riporta quello che sarebbe stato un classico della scheda paese solita, ma correttamente ci ricorda che la Polonia non è in zona euro. Che grado di stabilità ha la loro moneta? E ci chiede anche se si è rivalutato o svalutata negli ultimi anni. Che tipo di fattore di successo può essere questo, secondo te? Ah, questa è una domanda molto interessante perché ci permette anche di fare un piccolissimo passo indietro e di spiegare una dinamica che appunto racconta come mai le aziende che stiamo seguendo noi direttamente, io ho visione di queste, ma ovviamente ce ne sono tante altre che sono nella stessa situazione, e cioè sono aziende che hanno in parte una produzione in Polonia, non perché abbiano delocalizzato, ma perché magari hanno in parte. E questo ha consentito in tempo di Covid, nel momento in cui la moneta si era un po' svalutata, perché si era svalutata dell'8% lo zloty sull'euro, ha consentito a quelle aziende che avevano già una partnership di rimanere in qualche modo dentro al mercato. Perché è ovvio che se sono un'azienda polacca e ho il rischio cambio e improvvisamente lo stesso bene mi costa l'8, forse anche il 10% in certi momenti in più, mi vado a cercare un'alternativa in loco. Se però questa alternativa è in qualche modo ancorata con delle garanzie a un mantenimento appunto del cambio entro certi limiti, resto con il mio fornitore abituale. Questo spiega come mai ci sia stata anche una grande dinamica interna sulla Polonia. Ecco, per rispondere alla domanda, direi che il cambio è molto stabile, nei limiti diciamo, del possibile. Abbiamo detto da un anno a questa parte non si è spostato più di tanto, siamo sui 4 zloty e 50 per un euro. E 4 zloty e 50 per un euro, dove il diciamo, momento, tra virgolette, migliore per un'azienda polacca sarebbe con un cambio a 3,80. Quindi in questo momento le aziende che esportano stanno avendo dei benefici, chi importa soffre un pochettino, però sempre nei limiti. E la moneta è una moneta molto stabile. Non sappiamo quando la Polonia entrerà nell'euro, non sappiamo neanche se lo farà, nel senso in questo momento non è un dibattito, no? E questo ovviamente va tenuto presente nel momento in cui offriamo i nostri prodotti, perché sarebbe sempre opportuno avere anche un listino in slot, se vogliamo essere molto presenti su questo mercato.
Senti, adesso qualcuno ha messo il coltello nella piaga per me, perché Matteo Pitta ci chiede cosmetica e integratori alimentari se possono essere interessanti. Rita, tu sai bene che la Polonia è un protagonista a livello mondiale della cosmetica, quindi direi sì, bisogna stare un po' attenti dicendo che non tutto, non si può fare tutto, ci vuole una certa capacità di essere anche rappresentativi, magari di un settore particolare o di un sottosettore per poter entrare in questo mercato e dove vediamo veramente molto bene le sinergie con delle aziende che magari non sono nostre concorrenti, ma sono già presenti o comunque producono una gamma di prodotti alternativa alla nostra, ecco, quella classica sinergia, ecco, anche perché attraverso la Polonia tu sai bene che si possono raggiungere piattaforme di export non soltanto in Asia, però ecco, in Asia sicuramente il cosmetico polacco già è molto presente. Sì, qui aggiungo qualche cosa io da veterana dei cosmetici su alcuni comparti, mondo smalti, ad esempio, tutto il mondo unghie, la Polonia è molto forte, diciamo che c'è l'ambizione a costruire una cosmetic valley, per cui ce li ritroviamo in qualche modo in forte competizione anche con i nostri produttori. Devo dire che all'ultimo Cosmoprof Asia, benché virtuale, ad esempio, erano uno dei gruppi di produttori più presenti e più attivi. Quindi è un mercato interessante per arrivarci, però ricordiamoci che ha una produzione locale in crescita, dinamica e quindi teoricamente anche pericolosa. Ecco, teniamoli un pochino sott'occhio. Ci Ecco, aggiungo io chiedono. una cosa, Rita, su questo punto che mi dai il là. Non dimentichiamoci che se un'azienda, indipendentemente dal fatto che sia un'azienda polacca o a capitale polacco o straniero, però se un'azienda produce in Polonia e utilizza i fondi europei, quindi già può comprare macchinari innovativi, magari a metà prezzo, ecco, perché il risparmio è più o meno sul 50%. E in più è in una zona economica speciale dove per alcuni anni non paga tasse, è chiaro che ci sono dei vantaggi che al di là del fatto della bontà del prodotto permettono magari di avere delle forti dinamiche di prezzo. Ecco, quindi dobbiamo tenere presente, quindi è meglio farsi gli amici, tra virgolette, che averceli contro, perché ovviamente potremmo anche sfruttare certe produzioni, cioè potremmo far fare ai nostri amici polacchi delle produzioni che in Italia sono troppo costose, concentrarci invece su quelle che sono più di pregio, che loro non sono in grado di fare. Quindi questo è un leitmotiv, che c'è sempre. Ok, senti una domanda molto molto precisa da parte di Massimo Miccoli. Esiste la figura dell'agente di commercio in Polonia, cioè un multimandatario, un monomandatario autonomo con la partita IVA? Se sì, dove si cercano? È una figura rarissima, per un semplice fatto, per un semplice fatto diciamo, demografico, direi. Cioè, non dimentichiamoci che il sistema capitalistico in Polonia esiste da 30 anni. Quindi, chi è la figura ideale per fare l'agente multimandatario, di questo tipo? È una persona che ha una grande esperienza, che conosce molto bene il settore, e se sono dei settori come quelli che vediamo oggi, sono in forte dinamica, quindi cambiano veramente ogni 4-5 anni e quindi è difficile trovare una persona che si sia organizzata in un modo diciamo, da poter essere il classico agente all'italiana, ecco, la dico così. Più facile trovare invece dei rivenditori, dei distributori, quello sì, magari anche aziende strutturate che hanno diverse filiali un po' tutto il territorio, che dicevamo prima, un territorio grande, perciò anche per un agente è difficile seguire un paese così grande da solo. Potrà seguire una regione, ma non tutto il paese. E poi direi anche che un altro problema grande è che diciamo, il sistema socialista ha lasciato in eredità due grandi problemi. Uno è la mancanza di manager per le grandi aziende, non è un problema perché possono trovarli sui mercati internazionali, ma per le piccole aziende è difficile trovare un manager bravo, perché non c'è la mentalità del manager.
soprattutto il commerciale o l'agente, che è una sottospecie, un sottoinsieme del manager, perché comunque è manager di se stesso, è difficile da reperire. Quindi quelli bravi si fanno pagare molto bene. E quegli altri, se uno proprio vuole cercarseli, ci sono ovviamente, si possono mettere inserzioni, si può rivolgere anche al lavoro interinale o agenzie che trattano questo tipo di esigenze, però ecco, difficile poi trovare una corrispondenza tra quello che c'è in Italia. Sì, diciamo anche che man mano che andiamo a nord troviamo molti meno venditori indipendenti rispetto all'area mediterranea. Questo è un fenomeno proprio generale, la percentuale sulla popolazione è diversa, sono organizzate diversamente le aziende, hanno una taglia più grande, quindi hanno un servizio interno, quindi non dobbiamo lasciarci ingannare dalla densità che vediamo nel nostro paese di personaggi indipendenti nella vendita. Io qui adesso ho una diciamo batteria di settori che chiedono una valutazione. Una domanda specifica sul settore mobili, la pone Amelia Tagliabue, che ci chiede: per il settore mobile esistono da anni agenzie sia con sede in Italia che in uno dei paesi che giustamente Amelia parla dell'est e noi diremo di Europa centrale, Polonia inclusa, che rappresentano i brand italiani, ne fanno promozione e anche assistenza. Assistono i clienti. Come siamo messi con i mobili, Andrea? Dunque, Scusate se mi chiedo scusa, non sì. voglio mettervi ansia con la clessidra qui Sì. sotto. Come vedete abbiamo Sì. pochissimi secondi, però se il nostro pubblico ci segue vedo che sono tutti ancora collegati e sono tutti ancora, no? Non si è staccato nessuno, noi andiamo avanti, ecco, andiamo avanti a rispondere alle domande ancora per qualche minuto, quindi non è che scaduto il tempo si chiude la trasmissione, andiamo avanti ancora un po'. Se lo vorrete, Ok. grazie. Allora, se parliamo di mobili, dunque c'è da fare una valutazione, anzi due valutazioni. La prima valutazione, le componenti per i mobili, cioè chi costruisce componenti tipo fastening, materiale di vario tipo per essere assemblati, legname particolare, insomma, trattato. Ecco, tutto questo mondo qua ovviamente ha un'enorme prospettiva perché... Ancora, dico ancora perché ci stanno organizzando i polacchi, che la Polonia comunque è uno dei produttori di mobili a livello europeo più grande. Non parlo di mobili di qualità, anche se anche qui, come dicevamo prima, c'è una certa attenzione al design che sta crescendo, però siamo come Polonia il paese che produce il 40% delle componenti che vanno poi all'IKEA. Quindi acquistando un prodotto IKEA sappiamo che il 40% è made in Poland di questo prodotto. E questo che cosa vuol dire? Che queste aziende non lavorano soltanto per l'IKEA, ovviamente, si tirano dietro tutta una serie di competenze e quindi passano da avere delle collezioni proprie, come dicevo prima, di bassa gamma, o comunque medio-bassa. E poi però finiscono anche per lavorare per gli altri, quindi lavorano anche per aziende più premium, e imparano da loro e si collocano su questo settore. Certo che il mobile di qualità italiano, noi abbiamo seguito per esempio un progetto interessante con i mobili in stile, più o meno delle province di Mantova, Verona, dove c'è questo comparto. E avevamo avuto un grande successo perché comunque questi mobili piacciono, quindi bisogna sapere un po' collocare. Certo che se ci rivolgiamo a vetrine importanti nelle città come appunto Varsavia, Breslavia, Cracovia, certo che troviamo anche lì l'alto di gamma del mobile italiano, però il cliente, diciamo, un cliente molto selezionato che comunque spesso e volentieri, se vuole, prende anche l'aereo e va a comprare direttamente in Italia. Quindi c'è Okay. anche questa cosa qua.
Allora, io intanto rassicuro tutte le domande che stanno arrivando adesso perché attraverso Promo rispondiamo direttamente, poi una per una. Però ne prendo un'altra su cui sono molto curiosa anch'io, di Tatiana Frascella del Laboratorio Graziosi, che mi chiede quanto sono diffusi i prodotti senza glutine. C'è un problema di celiachia in Polonia? C'è la necessità di questi prodotti senza glutine? Dirò di più, c'è sia un problema di celiachia crescente, perché ovviamente è una malattia legata alla nostra civilizzazione, quindi un po' tutto il mondo e paese. Ecco, non farei una distinzione tra Polonia e Italia, più o meno secondo me siamo sullo stesso standard. Però c'è una cosa da dire, che il senza glutine è diventata una moda, è una moda alimentare, quindi a parte l'idea di acquistare il prodotto senza glutine nel momento in cui siamo al supermercato e possiamo scegliere tra un prodotto e l'altro, quindi questo sicuramente ha la sua influenza, però è anche una moda, diciamo, adesso ovviamente la gastronomia in questo momento è chiusa, ma io mi ricordo che ancora appunto prima della pandemia c'erano tantissimi locali gastronomici che fornivano appunto dal pane senza glutine al gelato, cioè tutta una serie di prodotti diciamo, in grande crescita e grande spolvere. Questa moda non è ancora passata, semmai è cresciuta. Ok, quindi un prodotto senza glutine non solo per chi è diagnosticato celiaco, ma anche per chi segue diete come quella proposta da Djokovic, per intenderci. Esattamente. Ok. Ti passo un'altra domanda al volo, le altre sono tutte un po' su valutazioni di settore, quindi è meglio se gli mandiamo qualche cifra e qualche indicazione anche di fonte. Però Edoardo Gamba ci dice: fate eccezione per i classici crudo di Parma e San Daniele. Il mercato dei salumi è interessato al Made in Italy o la produzione nazionale soddisfa la richiesta? Allora dico subito per la platea che, come avete capito, io e Andrea siamo amici di Accento, siamo tutti e due emiliani, quindi questa domanda ci coglie nel vivo. Come si mangiano i salumi in Polonia? Ne hanno abbastanza? E che cosa fai arrivare, Andrea? Allora, questo è un tema che abbiamo affrontato diverse volte con varie aziende italiane, quindi siamo abbastanza consci. E abbiamo visto anche un'evoluzione negli anni, cioè siamo passati da un periodo, parliamo di 10 anni fa più o meno, in cui introdurre un salume stagionato era un'impresa, perché ovviamente loro hanno il gusto più che altro sull'affumicato e sul cotto, tant'è che il famoso prosciutto di Praga, qui potremmo aprire una parentesi perché sembra che siano stati appunto degli discendenti dei Galliboi, che sono appunto gli attuali abitanti delle province di Modena e Bologna, ad aver portato con sé il prosciutto di Praga in Repubblica Ceca. Ecco, stiamo parlando di Repubblica Ceca, siamo proprio a pochi chilometri da dove siamo noi, e quindi ecco, il prosciutto di Praga è un prosciutto cotto, a tutti gli effetti. Quindi loro hanno il palato su questo tipo di, indubbiamente su questo tipo di prodotto. Però c'è un però, un po' il fatto che alcune catene di supermercati molto internazionali abbiano cominciato a introdurre questi salumi. Quindi noi ci troviamo, per esempio, dei salumi introdotti da, faccio i nomi, Aldi, Lidl, Kaufland, Auchan, che sono appunto catene che già sono, dove già negli altri paesi vendono salume italiano, l'hanno portato e quindi hanno visto che funziona. Poi certo, ci sono anche ci sono dei, diciamo, dei salumifici non italiani che copiano il prodotto italiano, questo lo sappiamo bene. Però alla fine questo non è del tutto negativo, perché spinge il consumo, e quindi noi troviamo sempre più salumi italiani a scaffale. E questo vuol dire che insomma, c'è una certa attenzione a questo prodotto. Non c'è invece l'attenzione al prodotto da banco tagliato, diciamo come c'è in Italia, il prodotto tagliato da banco non c'è. C'è ovviamente il free service, quello sì, confezionato in ATM, quello lo troviamo.
Guarda, un'altra domanda te la passo perché sono curiosa. Clitorefice ci chiede se ci può essere mercato per abiti uomo su misura. Come si veste l'uomo polacco? È molto orgoglioso anche delle proprie attività sartoriali. Teniamo presente che la Polonia è un paese cattolico e come tutti i paesi cattolici le cerimonie hanno una grande importanza. Quindi anche in Polonia, come nel sud Italia, in certe regioni ci sono dei matrimoni che durano 7 giorni. Ci sono ovviamente non c'è famiglia che ogni anno non abbia qualcuno che fa la comunione. Ecco, comunioni, matrimoni tirano tantissimo l'abito da cerimonia, quindi da questo punto di vista questo settore è premiato. Però ecco, bisogna fare un po' la tara anche sul loro gusto, nel senso che non è pensabile portare un abito sartoriale italiano tout court, se non in certi ambienti, diciamo, di aziende di carattere finanziario, dove appunto c'è bisogno anche di un'immagine particolare. Però se vogliamo parlare di abito su misura sartoriale, ecco, starei sul discorso della cerimonia, con magari un'attenzione anche ai loro standard. Quindi bisogna un po' documentarsi. Però sicuramente questo è un settore che potrebbe essere interessante. Molto bene, allora io direi, Simona, che rispondiamo direttamente attraverso Promos Italia alle altre domande che erano tutte molto settoriali, quindi mandiamo un po' di informazioni direttamente a tutte le aziende che le hanno chieste. E io vorrei solo sapere da Andrea in chiusura. Quanto è moderna la Polonia? Che cosa devo aspettarmi venendo in Polonia? Aree metropolitane, aree rurali, quanto è vibrante questo paese? E indubbiamente oggi, come oggi, la Polonia è una meta ambita, non soltanto da chi vuole fare business, ma anche da chi vuole fare turismo, perché è un paese un po' che è rimasto un po' com'era, ecco, magari anche rispetto a 20 anni, 30 anni fa, non è cambiato tanto. Quindi abbiamo ancora la possibilità di vedere delle zone molto naturali. Parliamo di laghi Masuri, sono meravigliosi, le montagne dei Sudeti, ci sono tantissime terme molto, molto belle, tanti castelli, palazzi, perché comunque questa Polonia che abbiamo oggi è un mix di diversi paesi che noi, come sappiamo bene, sono stati smembrati dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi la parte ovest della Polonia in realtà è una vecchia Germania, quindi ci sono anche queste suggestioni. Certo che, grazie soprattutto ai fondi europei, che i polacchi sono stati molto bravi a prendere, il 95% dei fondi che gli spettavano se li sono presi, se li sono spesi, ecco, siamo oggi come oggi in una situazione di grande spolvero anche infrastrutturale. Abbiamo il pendolino, abbiamo la quinta rete europea di autostrade, quindi molto facile spostarsi. Molte sono addirittura gratuite, quindi non c'è neanche bisogno, diciamo, di spendere chissà quanto per poter visitare il paese. E abbiamo delle città che sono un po' i perni su cui fa riferimento la vita in Polonia, appunto la capitale, Varsavia, che diventa sempre più bella e sempre più interessante. Una città come Cracovia, con tutto quello che si porta dietro a livello di storia. La mia città, che è molto amata dai giovani perché somiglia un po' alla Bologna di qualche tempo fa, in cui abbiamo ancora, tu dicevi, le vibrazioni, ecco, sì, vibra perché c'è una voglia di vita che poi sfocia, nel stare insieme, nello stare all'aperto il più possibile, nei locali, c'è tantissima gastronomia, voglia di godersela un pochettino. C'è lo struscio, cosa che magari in altre città del nord Europa non lo trovate. Insomma, c'è tutta una serie di elementi che fa sì che questa città sia molto bella. Poi ovviamente i porti del Mar Baltico, come appunto Danzica, che sono ovviamente meta di tanti turisti. Noi magari per l'Italia non è una meta così
così banale, però tenete presente che per tutta la Scandinavia, per tutta l'Europa germanica, la Polonia rappresenta comunque quello che per noi potrebbe essere la Spagna. Quindi un paese vicino da visitare, o la Francia, ecco, un paese vicino da visitare con grande presenza turistica che fa sì che poi, voglio dire, anche le attività turistiche ne approfittano, insomma. Spero di Grazie. averti invogliata, Rita, perché poche non ti vedo da queste parti, eh. Arrivo. Bene, Beh. grazie, vi ringrazio tantissimo. Ci sono una serie di domande che sono rimaste inevase, purtroppo per mancanza di tempo abbiamo già sforato abbondantemente. Io qua evidenziavo la nostra mail, rete promos, @promositalia.com.it. Eventualmente potete anche scrivere qua le vostre domande e cercheremo poi con l'aiuto chiaramente di Rita e di Andrea di darvi un riscontro. Altrimenti noi comunque le vediamo nello storico, però se volete scrivere qua, insomma, abbiamo una doppia richiesta e siamo sicuri di non dimenticarci poi di darvi riscontro, visto che ogni giorno abbiamo webinar, ogni giorno abbiamo attività, per cui insomma, cerchiamo in questo modo, no? Ci aiutate ad aiutarvi in questa maniera. Se scrivete anche qui, è più comodo anche per noi. Quindi vi ringrazio nuovamente. Vi ricordo, scusate che riprendo il mouse così, ecco, vi ricordo gli appuntamenti che abbiamo in programma. Domani mattina parleremo di Brexit e del nuovo sistema di marcatura. Quindi se vorrete alle 10 domani ci vedremo ancora su questi schermi. Grazie ancora, grazie al pubblico che ha partecipato. È stato un dibattito interessante, come al solito questo format funziona molto bene e io e Rita ce lo diciamo perché tanto l'abbiamo, come dire, no? Come hai detto, come hai ricordato, sei stata la madrina di Export 45 e ne andiamo fiere. Grazie a tutti. Arrivederci, chiudo la Grazie. trasmissione. Grazie, grazie dottor Grazie. Pagliari, grazie a lei. Grazie a voi.